Volevo ringraziare tutti quanti perché un progetto del genere, dal nome Fondali Aperti a Tutti, non è da tutti e non è da tutti i giorni. Il Presidente Pecorella ci ha dato questa grossa possibilità e io l'ho colta al volo, perché la nostra associazione si chiama Albatros Progetto Paolo Pinto, l'Albatros vola sempre più in alto e noi insieme voleremo sempre più in alto, vero Presidente? Condivido e non soltanto voliamo in alto in questa manifestazione che chiudiamo con una festa che è stata un'apoteosi con la consegna dei brevetti non soltanto ai primi tre ragazzi non vedenti dopo aver formato gli istruttori l'anno scorso, ma rilanciamo e fissiamo un appuntamento già per l'anno prossimo per formare questa volta quattro ragazzi non vedenti dell'età tra gli 8 e i 12 anni, perché le diverse abilità sono anche maggiori quando i ragazzi sono più piccoli e se vengono formati ad un'apertura e ad una condivisione della difficoltà in un tessuto sociale che li deve accogliere appunto attraverso queste manifestazioni, il loro percorso di vita potrà essere meno difficile di quanto non lo è stato per tanti altri. Il Parco Nazionale del Gargano e il progetto Albatros, l'associazione Albatros, progetto Paolo Pinto, ormai condividono queste iniziative già da 2 anni, le stiamo estendendo e io mi auguro che altre aree marine protette d'Italia che abbiamo invitato a partecipare a queste buone pratiche per la realizzazione di queste aperture al sociale aderiscano al nostro progetto. Il presidente del CONI Malagò ci ha mandato una nota attraverso la quale ci conferma la sua apertura e la sua disponibilità a partecipare in futuro ad iniziative di questa natura. Io mi auguro che il tessuto istituzionale sia più aperto e più attento a finanziare anche queste iniziative oltre quelle che finanzia normalmente, perché parliamoci chiaro, il progetto si realizza quando l'opera è sì interessante ma anche quando si partecipa economicamente ai costi e noi oltre che il nostro cuore, le nostre poche risorse, la nostra buona volontà, cara Presidente Angela, non ce lo possiamo mettere di più di quello che stiamo facendo. Ci auguriamo che questa iniziativa con Vladimir Luxuria, che è la madrina di questi progetti, ci possa vedere l'anno prossimo insieme ai diving di Tremiti, insieme agli istruttori, insieme ai ragazzi che abbiamo formati per confermare che noi siamo capaci di lanciare il cuore oltre l'ostacolo. Sinceramente non credevo, insomma era la prima esperienza che facevo sott'acqua e non immaginavo di arrivare a questa conclusione. Ero estremamente scettica, un po' per il clima, un po' per la paura di ciò che non conosciamo e quindi non immaginavo cosa potesse esserci sott'acqua, però poi davvero da martedì la serietà e la professionalità con cui è stato condotto il corso da Manrico e dagli altri istruttori, dalle guide, mi ha davvero permesso di arrivare ad oggi e a godermi un'immersione in totale tranquillità e anche libertà, perché Manrico mi ha lasciato libera a un certo punto di spaziare e di esplorare quello che stava intorno a me ed è davvero una sensazione molto molto bella.